Uomini e donne, anticipazioni registrazione 1 aprile, scelta di Lavinia e Alessio Corvino. Cosa è successo nel corso della registrazione di Uomini e donne che si è svolta questo sabato 1 grado aprile? I protagonisti del Trono Classico e Over si sono ritrovati nello studio del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi per le nuove riprese delle puntate che andranno in onda la prossima settimana in TV. I colpi di scena non sono mancati e, al centro dell'attenzione, c'è stato in primis l'epilogo del percorso sentimentale della tronista Lavinia Mauro. Presente in trasmissione dallo scorso mese di settembre. Nel dettaglio, le anticipazioni di questa nuova registrazione di Uomini e donne dell'1 grado aprile, diffuse in rete da Lorenzo Pugnaloni, rivelano che alla fine per la tronista romana c'è stata la fatidica e ormai attesissima scelta finale. I due corteggiatori arrivati al rush finale di questo percorso sono stati Alessio Campoli e Alessio Corvino. Ebbene, alla fine, ad avere la meglio è stato Alessio Corvino. Il corteggiatore casertano è riuscito ad avere la meglio nel cuore della tronista romana, la quale ha scelto di abbandonare la trasmissione con lui e iniziare così questo nuovo percorso lontano dalle telecamere. La reazione di Alessio Corvino non si è fatta attendere, il ragazzo ha detto sì, confermando di fatto di provare anche lui un sentimento nei confronti della tronista. E, così, i due si preparano a vivere la loro storia d'amore lontani dalle telecamere e dai riflettori del talk show di Maria De Filippi. Anche la prossima settimana di messa in onda del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi si preannuncia densa di sorprese ed emozioni per tutti gli appassionati. Intanto, dal punto di vista degli ascolti, Uomini e donne continua a dominare la scena dal punto di vista auditel con una media di spettatori quotidiano che arriva a superare il muro di 2,8 milioni al giorno. Con uno share che oscilla tra il 27 e il 29% al giorno, l'appuntamento con il dating show del pomeriggio di Canale 5 è tra i più seguiti della sua fascia oraria, con punte che arrivano a toccare anche il 33% di share e oltre 3 milioni di fedelissimi spettatori in daytime. Tra le puntate più seguite di questa stagione figura quella dedicata alla scelta finale di Federico Nicotera ma anche gli appuntamenti dedicati alle vicende di Gemma Galgani, la storica dama torinese che ad oggi continua ad essere uno dei volti di punta del talk show, costantemente al centro delle dinamiche per le sue travagliate e tormentate storie d'amore.